Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Proseguiamo, questa volta l'ho vista la fascia al vetro, eh. Questa volta me ne sono accorto, me l'avete detto nei commenti, ci ho guardato e l'ho vista, mamma mia, sembra il Joker che mi guarda, Heath Ledger. Secondo episodio, giorno 2 di Pineview Drive. Pratichiamo amicizia lunga fino a che non mi cago abbastanza sotto, ve lo faccio volentieri. Portiamo avanti la nostra avventura. Ho visto l'ultima volta che... Qualità video alta, dettagli ombre basso. Boh, perché quando tipo accendevo le luci in gioco ho visto che... Sono arrivato al giorno 3, sblocchiamo il giorno 2, perché praticamente ho registrato il giorno 2, però poi mi sono accorto che non ha registrato un cazzo questo programma qui, quindi lo rifaccio, ma tanto l'avevo fatto un po' alla veloce, quindi manco me lo ricordo, lo sapete, al solito la mia memoria fa un po' acqua. Proseguiamo con il giorno 2 e boh, mi si abbassa un po' il calo di FPS, succede ogni tanto quando accendo le luci proprio della casa, quelle da interruttore, boh. So perché sarà ancora un po' ottimizzato. Giorno 2. Allora, accendiamo la musichettina. Ermoccolo, mi si dice a Livorno. Vai, e si parte. Sì, vedete, fa un po' di calli di FPS. Boh. Sarà ancora un po' ottimizzato, un po' così. Allora, vediamo un po'. Qualcuno mi ha detto al giorno 3 avrei una bella sorpresa. Non mi ha voluto dire cosa, però ho detto avrei una bella sorpresa e ho ancora un po' da somatizzarla. Mi sono cagato addosso, tra virgolette. Porca troia. Cioè, il prossimo video che ci devo fare. Ok, partiamo dal giorno 4, ragazzi. Il giorno 3 lo faccio giocare a un mio amico, io non lo guardo. Ok, fuori giorno. Ok. Accendiamo tutte le luci proprio. Tutto chiuso. Minchia, che è mezzanotte. Minchia, come non me l'ero mica accorto. Cioè, guardate come va veloce il tempo. Cioè, sono 8:30. Guardate, va velocissimo, cazzo, il tempo. Fa vedere. Sta andando via la luce. Vediamo un po'. Cioè, sta tramontando ora. Cioè, sta già per fare buio praticamente. Entriamo subito in casa. Sì, guardate là come sta già scurendo. È già praticamente quasi notte. Ehi, che è già tramontato il sole, oh. Porca troia. Minchia, sono già le 9 e quarto, 9 e mezzo. Minchia, va velocissimo il tempo in questo gioco. Questo posto è maledetto, ma nemmeno tanto, di più. Accendiamo. Giorno, non mi fate scherzi, eh. Oh. Ah no, sono io che cammino. Una chiave si è trovata. Però non mi ricordo quale cavolo di porta prima. La luce non va. Questo che è? Ah, i fiammiferi per accendere le torce. Minchia, è già buio questo un'altra volta. Ma questo c'aveva un cazzo da fa che andà a girare sta casa maledetta, sto castello, sta magione. Anche la porta mi fa paura. Aspetta, abbasso un po' il volume, sennò crepo d'infarto. Allora, batterie, meno male. Ho portato un po' di batterie per la torcia. Minchia, sti orologi a pendolo poi danno un fastidio. Cioè, è già mezzanotte, guardate come va veloce il tempo, porca troia. Dai, accendi il moccolo. Questa è chiusa a chiave. Questa è aperta. Minchia, sto quadro è intrippante, ma hanno sempre dato un senso di strano, di mistico. C'è un occhio.
C'ho anche tipo uno così in casa che si vede tipo gli alberi, no? Di Bolgheri, di Castagneto Carducci, che vanno, della famosa poesia, se vi ricordate, che vanno così, che camminano, e proprio non vedi, vedi in fondo che c'è il primo, le prime case, insomma, del centro abitato e tutto, e vedete che proprio si restringono così, vanno fino in fondo, da un senso di vuoto mi danno, cioè di... Passi al piano di sopra, eh. Oh! Qui sono le stanze dove avevo già girato il giorno prima. Ma... sto morendo, ragazzi. Sto morendo. Accendiamo il moccolo al gatto. Via, 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 via da questa stanza di merda proprio. Allora, abbiamo sentito dei passi al piano di sopra. Andiamo a vedere. Giustamente, che fai? Dici, sento dei passi e ridere al piano di sopra. Che fai? Vado a vedere. Ma giustamente, un posso prendere? Ecco, non chiedo tanto, minchia, questo non l'ho ancora visto. Non chiedo tanto, posso prendere una di queste spade a due mani, così un minimo più sicuro mi ci sento, no, eh? Aperta. Sono le 3:30. Dovrebbe fare giorno fra poco. No, no, tutto a posto? Ah, altra chiave. È il gioco delle chiavi questo. Sì, bisogna trovare. Ah, ma si accende la luce. La chiave adatta. Qui non c'era bisogno di chiavi. Qui manco. Boh. Dove cazzo devo andare prima ora? Sappiamo di sotto. Che ore sono? Dalle 4. Fra circa 2 ore dovrebbe fare giorno. Era già aperta. Ah no, però aspetta, era già aperta una sega, perché c'era un'altra porta qui dentro. C'era la porta qui. Ah, nemmeno, manco questa. Manco. Si apre una torcia, qualcosa. Vabbè, fiammiferme non ho preso. Oh, l'ultima pila della torcia, eh. Non c'è più niente. No, no, trovate, va. Dio, Deo Grazia. Eccola qui, una torcia. Questo che cazzo è? Giorno 2, abbiamo trascorso una bella giornata al mare. Siamo stati svegliati da rumori nella notte, ma non ho capito da dove provenissero. Ah, giorno 2 è finito, ragazzi. Giorno 2 è finito, anche questo video si conclude qui. Giorno 3, questo è il fatidico giorno dove mi hanno detto succederà qualcosa che ti farà cagare addosso. Speriamo anche di no. Spero che il gameplay chat vi sia piaciuto, ragazzi. In descrizione il link alla mia pagina Facebook per restare sempre aggiornati sulle ultime novità. Negozio di gta.com per comprare questo gioco e anche altri a prezzi scontati rispetto che a Steam. Ci sono delle buone offerte, quindi controllate anche senza comprare, magari una volta o due volte a settimana. E non per ultimo iscrivetevi al mio canale Twitch, perché da settembre inizierò a streamare regolarmente quasi tutte le sere. Quindi, e anche stavolta un infartino. Mi sono cagato di più la prima volta.